È arrivato l'accordo di programma su un tema molto importante, la qualità dell'aria nel bacino padano è la prima concreta attuazione del concetto di macroregione, che non è un orpello ideologico, una bandierina politica, è un metodo di lavoro. Qui oggi le regioni del nord, assieme al governo, hanno condiviso un programma comune, un'azione comune per risolvere un problema comune. Sono molto soddisfatto e mi auguro che questo metodo di confronto e di lavoro possa essere utilizzato anche per altre questioni, la mobilità, i trasporti e le infrastrutture. È stata riconosciuta la specificità del bacino padano ed è una battaglia che le regioni facevano da 10 anni, oggi è realtà. Andremo a Bruxelles a gennaio per far sì che anche l'Unione Europea riconosca la specificità del bacino padano e poi una serie di iniziative che programmiamo da gennaio in poi, ma d'intesa tra tutte le regioni. Oggi la macro regione del nord è già nata, oggi ha una sua concreta attuazione attraverso un'azione comune. Regioni guidate politicamente in modo diverso, oggi hanno trovato un'unità di intenti. Sono molto soddisfatto di questo, merito di tutti, del governo, merito nostro, di tutti i colleghi delle varie regioni. Mi sembra il modo giusto di procedere nel rapporto di leale collaborazione tra territori, tra regioni, di segno politico diverso, non importa, e il governo, con la concretezza di trovare soluzioni comuni a problemi comuni. Per me questo è il concetto di macro regione, non è un aspetto ideologico, una bandierina politica, non mi interessa. Il metodo è mettersi attorno a un tavolo quando c'è un problema comune e trovare il modo di affrontarlo e risolverlo tutti insieme. Ed è quello che è successo oggi. Io auspico che questo metodo, lo dico ai colleghi,